Buongiorno a tutti, sono le 7 di sera, sono sudatissima e l'odore che sentite è l'aria condizionata, quindi abituatevi a questo rumore perché altrimenti non registrerei, perché fa un caldo bestiale, cioè vedete io continuo a sudare, è una cosa incredibile. In questo video voglio farvi vedere tutti gli acquisti che ho fatto in questo mesetto in saldo, quindi vi faccio vedere più o meno quello che mi ha attirato di più e quello che effettivamente mi serviva e quindi ho acquistato in saldo. Inizio proprio con i costumi, perché i costumi che ho acquistato recentemente, cioè ultimamente, sono quelli di 2 anni fa, quindi volevo qualche costumino nuovo da poter sfoggiare col mio bellissimo fisico atletico senza cellulite. Sono andata da OVS, mi ha colpito tantissimo questo costume stile marino, stile, avete capito? Queste coppe, io ho una quarta, quindi ho bisogno anche di un certo sostegno, che è così, ok? E poi il pezzo di sotto in realtà non mi entusiasma, infatti cercavo quello con i laccetti, è questo qui che un pochino, siccome è stretto qui, stringe, però diciamo che può andare intanto finché non trovo un buon pezzo di sotto con i laccetti, magari blu. Il pezzo di sopra ho avuto un grandissimo sconto, da 17 euro l'ho pagato 15 euro perché i costumi nuovi da OVS non vanno in saldo, mentre il pezzo di sotto la ragazza si è sbagliata, da 15 euro in teoria l'ho pagato 5 euro, quindi diciamo 20 euro tutto il costume. Poi sono andata da Calzedonia, Calzedonia è sempre stato la mia fonte di costumi perché non si slabbrano, sono sempre fatti molto bene, non sfilano, anche i costumi bianchi non sono trasparenti, quindi mi piacciono tantissimo i costumi di Calzedonia, però diciamo non sono molto accessibili, quindi vado quando ci sono i saldi. E sono stata folgorata da questo costume perché è molto molto elegante, diciamo sempre, oddio non si vede niente, sempre la stessa teoria, è tutto nero dietro, però tiene questo bellissimo dettaglio in plastica, fondamentalmente è una catena e la coppa è più o meno così, vedete? Questo però l'ho pagato un pochino in più, solo il pezzo di sopra l'ho pagato 25 euro e costava 40, e il pezzo di sotto invece ha sempre questo aggeggino così, però questa volta con i fiocchetti. Questi sono i costumi. Poi sono andata da Yamamai, di costumi non ho acquistato nessuno perché Yamamai, siamo a luglio, fa ancora il 20% di sconto. Invece ho acquistato un completino intimo fantastico, cioè è bellissimo, è tutto nero, purtroppo con lo sfondo non mi aiuto, però c'ha questa riga, c'è il pizzo, è molto molto bello, è fatto bene, anche il taglio che è orizzontale è bellissimo. E il pezzo di sotto è retinato, eccolo qua. E però ho preso la brasiliana, sempre per il solito discorso che c'è un bel culo. Poi sono andata da The Zenis e così ho acquistato un reggiseno in offerta che stava 7,95 euro al 50%. L'ho acquistato, l'ho preso arancio. Mi sono trovata bene, sono tornata e ho preso questo colore qui che è un prugna, ok, ce lo indosso. Poi oggi proprio sono ritornata perché siccome mi sto trovando benissimo, ne ho comprato sempre lo stesso grigio, che sta benissimo appunto anche col nero, e la mutandina in abbinamento è questa qui, cioè la mutandina è una sorta di culotte, e la culotte l'ho pagata 2,95 euro. Stesso reggiseno poi ho acquistato in rosa, che è sempre così, ecco, così riuscite a vederlo bene. Ha questo taglio così molto scollato, è push up, e la mutandina è questa qui, uguale, stessa, identica a quella precedente. Con questi reggiseni io mi trovo benissimo. Purtroppo ho appreso recentemente che la linea Yamamai Basic, quella con la Y brillantinata, non la fanno più, e quindi sono andata in crisi, perché saranno tipo 7-8 anni che uso quei reggiseni io, e ho trovato questa alternativa che sono identiche, nel senso mi sento sempre sostenuta, veramente sono ottimi, quindi vi straconsiglio di andare da The Zenis e provare magari anche in camerino un reggiseno del genere. Sempre di abbigliamento, però questa volta vi parlo di scarpe. Sono andata in uno di quei negozietti al Vomero a Napoli,
che teneva le scarpe che non costavano tanto, stavano sui 20, 30, 40 euro massimo, e ho acquistato tre paia di scarpe. Il primo è questo qui, è un sandalo semplicissimo, basic, però mi piace molto il tessuto che è in camoscino ed è blu, e l'ho comprato uguali nere, solo che il nero, siccome non è camoscino ed è pelle, mi dà fastidio al laterale, insomma mi dà fastidio, mentre queste qui sono molto molto comode. Poi ho acquistato un altro sandalo, cioè sembra brutto però vi assicuro che al piede è carino. È un sandalo sempre questo, sempre basic, cioè nel senso non è eccessivamente è da tutti i giorni, insomma. Poi sono andata a Bershka e ho trovato in super saldo questi due maglioncini a 6 euro invece di no 12 euro. Questi maglioncini vedete, semplicissimi. L'ho preso sia di questo colore molto particolare che il classico nero, perché quello che avevo si è un po' consumato. E poi sono andata da H&M e ho comprato questo bellissimo foulard, che in realtà non è in taglio prezzo, in sconto, l'ho pagato 5 euro, però mi piace molto perché sto pigliando la fissa dei foulard, quindi d'estate lo metterò tipo così. È molto carino, versatile, perché ha una giusta grandezza, non è un fazzoletto, insomma. Sempre da OVS ho acquistato questa camicetta di jeans a mezze maniche che tiene questo piccolo ricamino. L'ho pagata 12 euro a metà prezzo, stava a 24 euro, e l'avevo adocchiata già questo inverno, cioè questa primavera. Mi piaceva da morire, solo che 24 euro una camicetta di jeans a mezza manica. Ho resistito e ho fatto bene, perché poi fortunatamente ho trovato la mia taglia, quindi sì, sono contentissima di questo acquisto. Poi sono andata da questa azienda qui che si chiama Lo, e si trova al Vulcano Buono, che è un centro commerciale di Nola, ma ci sono tanti tanti punti. Vende tutte cose che comunque non costano tantissimo, anzi i prezzi sono già abbastanza bassi. E ho acquistato per la prima volta una gonna lunga, di quelle che si portano adesso, che si mettono con le canotte proprio, e sotto il seno. Non era in saldi, però l'ho pagata 10 euro, 11 euro. C'ha questa molla qui che va sotto al seno e ha questa fantasia qui. È molto molto carina indossata, e spero che non mi faccia sembrare incinta, però in realtà un po' sì, secondo me, però mi piaceva da morire, quindi l'acquisto del secolo. Sono andata da George & Jones e appena sono entrata l'ho visto, mi guardava, io lo guardavo, lui mi guardava, io lo guardavo, e ho trovato questo vestitino. È bellissimo, cioè, allora, un po' è corto, è una S, considerate che io sono una M, più o meno qui sono una M, però mi ha detto la commessa che vestono larghi, quindi mi sono detta perché non lo devo provare, e quindi l'ho provato, mi stava benissimo. L'unica cosa è un pochino corto, però è molto particolare perché è bianco qui, c'ho questo scollo un po', e c'ho questo taglio sotto al seno, e così. È stupendo. Questo è stato veramente l'acquisto più bello che ho fatto coi saldi, anche perché l'ho pagato al 50% e costava la bellezza di 89 euro, l'ho pagato 44,90. Dolcis in fondo, arriviamo al make-up. Di make-up non ho acquistato granché in questo periodo, anche perché sto piena di roba, devo dire la verità, però sono entrata a Wycon, era meglio che non c'entravo, ho speso 28,80 euro. E ho deciso di comprare altri due mousse and shadow, quegli ombretti che durano tutta la giornata. Io ad esempio qui ho il numero 11 da stamattina. Questo è un rame, che è il numero 16. Quest'altro invece è il 16, che è uno champagne un po' più chiaro, che illumina un pochino in più, ma vediamo se non spara troppo. E questi due li ho pagati, che già erano comunque scontati, 4,90 euro. E poi della collezione limitata, questi qui costavano di più, 8,90 euro, meno 2 euro, però mi sono lasciata tentare perché i colori sono un po' più particolari, cioè hanno anche delle pagliuzze riflettenti, quindi 8,90 euro meno 2 euro sono 6,90 euro, ed è un bel po' per essere un... Sono degli ombretti simili a quelli di Chanel, vedete che sono bombati, infatti hanno una consistenza polverosa. E questo qui è proprio il rame, il bronzo, lo 05 bronzo ramato, e quest'altro invece è il 04 melanzana, che sono i miei occhi,
mi piace, quindi anche perché d'estate, come vi ho detto nel video della base estiva, del trucco estivo, non amo troppo truccarmi, quindi metto l'essenziale. E quindi d'estate, anche di sera, se ho poco tempo, perché il mio ragazzo veramente rompe parecchio quando mi preparo in estate, metto un velo di ombretto, matita e mascara, rossetto magari, cioè una cosa molto shui shui. È tutto ragazze, io spero che questo video vi sia stato d'aiuto, vi raccomando passate da The Zenis a comprare quei reggiseni perché sono veramente belli, ne ho comprati 4. E poi sono stata molto contenta di tutti questi acquisti fatti, il mio portafogli diciamo piange e non piange perché molte cose veramente ne avevo bisogno, vedi reggiseni. E niente, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.